Incontro di metà mandato del sindaco Salvatore Perugini con la città di Cosenza nel ristrutturato Teatro Morelli restituito alla città dopo anni di inutilizzo, all'insegna del tema l'impegno comune e realizzazioni, prospettive e aspirazioni per Cosenza. La serata è stata aperta dalla proiezione di un video realizzato da Ercole Scorza nel quale sono stati sintetizzati 2 anni e mezzo di impegno dell'amministrazione. Coordinatrici dell'evento Elena Scrivano e Anna Rita Callari, giornaliste. Il sindaco si è soffermato su tutti gli aspetti decisivi dell'amministrazione che ha impegnato in pochi anni 50 milioni di euro stanziati per il momento in sole gare d'appalto e bandi. Non sono mancati riferimenti ai 2 punti critici, l'emergenza rifiuti e il viale parco. L'emergenza rifiuti è un problema non solo cosentino, risposto il sindaco, ma regionale e nazionale, e viene affrontata con senso di responsabilità e determinazione, cercando soluzioni che risolvano i problemi. Non si è parlato però del reale problema, che non consiste solo nello svuotare i cassonetti, ma dello smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda Viale Parco, Perugini ha sottolineato che l'amministrazione ha appaltato i lavori per l'ultimo tratto, che collega Cosenza a Rende, e ha avviato il rifacimento della parte recentemente dissequestrata dalla magistratura. Restando in tema di mobilità e di grandi opere, Perugini ha esposto i progetti in corso d'opera, quali la metropolitana leggera, i nuovi svincoli autostradali, i lavori avviati per il ponte di Calatrava e per il planetario. Quello che emerge dall'incontro e dalle immagini proiettate sono 2 anni di idee e di eventi spettacolari e ludici, con l'esposizione di progetti e idee per il futuro, proprio come 2 anni fa in piena campagna elettorale.